Le caratteristiche principali di questa organizzazione, come ho detto, di prevalente provenienza salvadoregna, è il tentativo di affermarsi nei confronti della comunità latinoamericana presente in questo territorio, attraverso meccanismi che richiamano quelli della corrispondente organizzazione americana, cioè un violento rito di iniziazione, delle rigide regole interne violando le quali si incorre in pene quali la morte, nell'impossibilità di uscire dall'organizzazione e di una simbologia come graffiti e tatuaggi che contraddistinguono i membri di questa organizzazione.